Buongiorno Franco, a Stefania e Veronica, questo è Capital On Air, siamo in diretta per due ore su Radio Capital e partiamo questa mattina non con Petroni che è in nave, sta andando in Sardegna, ma con la Capone, con Flavia Capone che normalmente ci fa compagnia durante la settimana. In apertura oggi lei ci presenta un bel libro, Flavia. Eccomi, io non sono in Sardegna, sono a Roma a morire di caldo, però va bene. Anzi, fammi citare una massima romana, a chi tocca anzi ingrugna. Allora, esatto. Flavia Bella, che libro ci proponi? Allora, il libro di oggi ha ovviamente a che fare con le case, si intitola Casa è dove fa male, l'ha scritto Massimo Cuomo ed è pubblicato da Edizioni EO. È un libro veramente un po' morboso, però questo è il suo bello. È la storia di questo condominio vicino Mestre, nella periferia di Mestre, e delle famiglie che lo abitano. La cosa interessante è che ci porta proprio dentro i singoli appartamenti, come se noi fossimo lo stesso condominio, che ha quindi una visuale privilegiata su tutti i segreti di queste famiglie, no? Tutto quello che succede all'interno delle quattro mura. E ovviamente non sono famiglie proprio del tutto, diciamo, serene, anzi. Sicuramente patiscono l'atmosfera della periferia, quindi mi immagino, no, problemi familiari, problemi lavorativi, problemi d'amore, di diverse, no, conformazioni familiari poi all'interno degli appartamenti. Diciamo, sì, un occhio indiscreto che si infila nelle vite degli altri. Esatto, perché poi la particolarità è questa: uno nella propria casa fa quello che vuole, no? E a volte si lascia ogni inibizione perché si pensa di stare un po' come in un grembo materno dove nessuno ti può vedere. Ecco, voi immaginate invece di poter vedere nelle case delle persone e esce, diciamo, un po' il peggio di loro. Senti Flavia, siccome io sto per domandare agli ascoltatori che cos'è la casa per voi e quindi anche per noi, ti faccio rispondere per prima: che cosa rappresenta per te la casa? Allora, la casa, io sono molto casalinga, a me piace tanto stare in casa, mi piace anche stare in casa da sola, quella proprio sarebbe in assoluto la cosa migliore. E la casa è la tranquillità, la serenità, è la mia, sono le mie cose, ecco. Mi piace molto come risposta. Allora, ricordiamo il libro di Massimo Cuomo, Edizioni EO, giusto? Sì. Casa è dove fa male. Dove fa male. Flavia Capone, letturemetropolitane.it, grazie mille. Tesoro, ti mando un bacio, va bene? Baci. Ciao tesoro. La domanda che ho fatto a Flavia adesso è per tutti noi: che cosa rappresenta per noi, per voi, la casa? 342-342-2190. Radio Capital.